Dicembre a maggio, circa una volta al mese, con l'obiettivo di produrre dei progetti per migliorare il territorio. Io mi raccomando, quando inizia la campagna elettorale, però avete sempre bene in mente tre regole principali: lealtà, correttezza e rispetto delle opinioni degli altri. Dichiaro aperto lo scrutinio. Passano anche Lorenzo. Passata da Chiara. Imparato Giovanni. Passano anche Lorenzo. Dichiaro eletto consigliere junior Francesco Pia Valluna. Dichiaro aperto lo scrutinio. Pappalardo Antonia. Un voto per Pierpaolo Ferrara. Un voto per Cardamone Domenica. Dichiaro consigliere junior Cardamone Dore. Dichiaro consigliere junior Francesca Giordano. Quindi ognuno di voi ha una bella responsabilità, perché deve rappresentare quello che i vostri amici vi chiedono. Con questa cosa avete il modo di poter parlare, di confrontarvi di continuo. Veramente grazie per quello che state facendo. E voi ci farete delle domande. Mi raccomando, siate buone. E noi dovremo cercare di rispondere in modo corretto e giusto a quello che voi ci chiederete. Cioè sarete liberi di chiederci qualsiasi cosa e noi cercheremo di non deludervi. Ecco. Una palestra. Parcheggio. Vorrei che sotto ogni portone si mettessero cassonetti, per esempio un cassonetto per l'umido, uno per la carta, oppure un cineforum. Stanno gli anziani a giocare. Quindi voi il pomeriggio non fate niente? No. Ma qua stiamo parlando di territorio protetto dall'UNESCO, non si può fare. Il 97 viene tutta la consigliera. È stata detta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Che in palestra non si stiamo andando perché ci sta la milpa. Stiamo cercando di scaglionare di volta in volta i vari tipi di interventi. Quindi siamo passati da quelli più urgenti a quelli che hanno bisogno di una programmazione un poco più ampia. Gruppo del... quello che hai imparato per affrontare le difficoltà in cui ti capiterà di imbatterti. Ma dobbiamo dire che è una persona con disabilità. Un evento importantissimo per la nostra patria, per l'Italia tutta, che stiamo celebrando in questi giorni. Qual è? 150 dell'Unità d'Italia, perché l'Italia,
fino al 1861 era divisa in stati e staterelli. Allora, dato che noi a Reggio non abbiamo spazi per giocare, avevo pensato che il pomeriggio la scuola poteva essere aperta. Io vorrei far votare per un motivo, perché molte volte ho visto i vigili che non stanno a prendere il caffè al bar, pur stando in servizio. Capitolo 1, ambiente. Predisporre isole verdi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali. Il circolo degli anziani si stabilisce in un altro locale pagando un fitto mensile minimo. Puoi pulire anche dietro, perché di solito è sempre un po' sporco. E queste sono le mie proposte. Fabiana è ignota, vengo da Dragonea e vorrei proporre di costruire uno spazio dove tutti i ragazzi delle frazioni si potrebbero riunire. Fabiana Ignoto. Perché conoscere che cos'è una delibera, conoscere come si fa l'elezione del sindaco, conoscere l'istituzione in sé per sé, conoscere anche fisicamente la casa comunale, come è organizzata, con il sindaco, il segretario e quant'altro, è un qualcosa che vi può servire nel prosieguo della vostra vita. Non pensate che la politica sia solamente negatività. C'è anche la negatività, ma come in tutte le famiglie c'è il buono e c'è il cattivo. Voglio dire che la politica è fondamentale, perché nella politica si fanno le scelte del vostro futuro. E vi posso dire una cosa, non delegate mai agli altri quello che potete fare voi direttamente, perché voi conoscete i problemi, gli altri li possono anche ignorare. Sei il primo sindaco donna di Rietri sul Mare. Auguri anche a te, quale vice sindaco, con l'auspicio che ti perderai all'attuale sindaco. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster, big up the crew in the area. Noi vi ringraziamo di essere stati stare qui, perché noi vorremmo proporvi le nostre proposte, cioè il succo di questo consiglio comunale che noi abbiamo fatto. Dato che a Vietri l'80% della popolazione sopra i 20 anni, il mio gruppo ha pensato di promuovere i giovani e anche ovviamente la popolazione più matura. Mi intriga, cioè lo vedo interessante. La mia tematica è quella delle le pari opportunità. Allora, l'iniziativa è quella di fare un campionato di qualsiasi sport con i normodotati e diversamente abili. Perché devo incontrare il presidente dell'associazione Diversamente Abili, gli prospetterò questa vostra proposta, ci lavorerò su. In pratica spieghiamo le bellezze del luogo, le ricette tipiche e i mestieri. Il Deplian informativo ufficiale del comune di Vietri. Mi fa molto piacere questo vostro interessamento per questa tematica che riguarda, diciamo, tra virgolette, la sentieristica